Questa che vedete è la simulazione di uno dei terremoti più distruttivi della storia. Alle 5:12 del mattino del 18 aprile 1906, un violento terremoto di magnitudo 7.9 secondo le stime più recenti colpì la città di San Francisco sulla costa occidentale degli Stati Uniti. La terra tremò per circa 42 secondi, provocando la distruzione di circa l'80% degli edifici in città. Sì, avete capito bene, l'80%. La maggior parte dei decessi e dei danni non furono però causati dalla scossa in sé, che comunque fu molto forte come abbiamo visto, ma dall'incendio che divampò in seguito al terremoto. Molte persone rimasero infatti intrappolate nelle case in fiamme, che erano letteralmente sprofondate a causa della cosiddetta liquefazione del terreno. Si tratta di un fenomeno geologico che avviene quando un sedimento sottoposto a pressione, ad uno sforzo, perde improvvisamente la sua resistenza, diciamo, comportandosi praticamente come un liquido. Questo accade solitamente con terreni sabbiosi e argillosi ricchi di acqua. Tra le 227.000 e le 300.000 persone rimasero senza casa su una popolazione di circa 410.000 abitanti. Ora voi vi chiederete, ma perché ci stai parlando di un terremoto avvenuto così tanto tempo fa? Beh, perché questo sisma ci ha insegnato alcune cose, che vi sto per dire, che sono state molto, molto importanti per gli anni a venire, anche per noi oggi. Pochi giorni dopo il disastro, fu istituita una task force composta da più di 20 scienziati, capitanata dal geologo Andrew Lawson della Berkeley University. Lawson, 11 anni prima, aveva scoperto una faglia che scorreva lungo la baia di San Francisco, che aveva chiamato Faglia di Sant'Andreas. Vi dice qualcosa? Noi oggi la conosciamo come una delle faglie più attive e potenzialmente distruttive del pianeta, ma all'epoca si pensava che fosse una faglia locale, lunga non più di qualche decina di chilometri, ma i dati messi insieme dal team di Lawson evidenziarono come la scossa del 1906 avesse lasciato dei segni dalla California settentrionale fino all'area di Los Angeles, più di 1000 chilometri più a sud. Questi rilevamenti permisero di stabilire la reale estensione della faglia di Sant'Andreas e offrirono preziose informazioni per la futura teorizzazione della tettonica delle placche. Vi ricordo che a proposito della faglia di Sant'Andreas e del famoso Big One abbiamo fatto un video ad hoc, d'altronde molto apprezzato, per cui vi consiglio di recuperarlo. Lawson e compagni realizzarono anche una mappa, che è quella proprio che vedete, in cui riportarono i diversi gradi di intensità del terremoto, scoprirono così una correlazione tra l'intensità e la conformazione geologica del suolo. Le valli ricche di sedimenti, infatti, avevano subito scosse più forti rispetto ai siti rocciosi e lo scuotimento più forte si era verificato in quelle aree della baia dove si era verificata la liquefazione del terreno. Queste cose oggi ci possono sembrare magari banali, ma all'epoca la geologia non era una scienza così affermata. Un'altra lezione dal terremoto di San Francisco del 1906 la trassero gli ingegneri. Prima di questo terremoto e delle sue catastrofiche conseguenze, praticamente non esistevano soluzioni antisismiche, come dimostra quel dato dell'80% di edifici danneggiati che vi ho detto all'inizio. A quei tempi non si usava analizzare più di tanto il terreno sul quale si stava costruendo, né si progettavano strutture in grado di oscillare e contenere così le tensioni generate dai terremoti. Ecco, il terremoto di San Francisco del 1906 è stato tanto devastante quanto importante per la prevenzione, perché da quel giorno abbiamo fatto veramente dei passi da gigante. Si capì che non solo c'era da fare attenzione dove si costruisce, ma bisogna anche costruire in un modo diverso. Guardate, questa è un'animazione in cui vediamo gli effetti di un terremoto sul municipio di San Francisco prima e dopo gli isolatori sismici installati alla base. Insomma, il terremoto del 1906 a San Francisco in un certo senso è uno di quegli eventi che ha fatto aprire gli occhi relativamente al rischio sui terremoti. Se oggi conosciamo le aree più soggette al rischio sismico e se abbiamo sviluppato delle tecnologie per la costruzione di edifici più resistenti, che purtroppo non sono ancora sempre adottate in maniera sistematica, lo dobbiamo anche a questo evento.
Cari amici, io vi ringrazio davvero tanto per seguirci sempre con grandissimo entusiasmo e passione. Io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su GeoPop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!